Sono molto colpito dell'esistenza di una scuola di documentario a Ponticelli, non tanto perché Ponticelli è un quartiere degradato, ma perché mi colpisce molto l'idea che in una città così piena di storie, così piena di vita, così profondamente varia come Napoli, si possa fare una scuola di documentario, perché questo è proprio il posto giusto dove farla. Allora io ho visto adesso tutti i film che i ragazzi hanno fatto e sono molto colpito perché è uno spettro così ampio di possibilità che loro hanno avuto di raccontare la realtà mi sembra che ci siano veramente riusciti. Senti, che impressione hai avuto dei ragazzi in particolare? Sono giovani, molto giovani, però anche molto volenterosi. I ragazzi sono, secondo me, sostanzialmente e purtroppo inevitabilmente spaventatissimi dalla realtà che li attende, da quello che c'è fuori, da quello. Sono pervasi da una sfiducia spaventosa delle loro possibilità. Questo è il tragico prodotto di questi anni credo che proprio il fatto di essere insieme, di collaborare fra di loro, li aiuterà a uscire da questa tremenda catastrofe nazionale in cui siamo precipitati. Senti, la scuola si ispira al principio del cinema della realtà, che Leonardo ha cercato di insegnare ai ragazzi. Secondo te, che cos'è il cinema della realtà? Il cinema della realtà è la realtà, nel senso che la realtà prende il sopravvento, si tratta solo di capire come raccontarla e la scuola serve esattamente a questo, cioè ci sono delle forme legate all'inquadratura, al suono, alla luce, al montaggio, quindi al modo di vedere la realtà, le possibilità che il documentario offre sono tantissime dal punto di vista formale, anche l'idea di mettersi in prima persona, di raccontarsi, di mettere la propria voce all'interno del documentario oppure rimanere esterni al documentario, loro stanno sicuramente capendo anche da soli la differenza tra queste varie forme del documentario e mi sembra che questo è il vero scopo di tutto quello che stanno facendo.